Buongiorno a tutti, sono Jack Milton, la voce dei Miners dalla KTSM 1380. Benvenuti, è il nostro esordio casalingo e abbiamo di fronte i Greyhounds del College di Eastern New Mexico State. Questa è una serata di interrogativi. Riuscirà Don Eskins, il semisconosciuto coach delle ragazze della Benjamin High School, a portare i Miners a un livello rispettabile? Fa vedere? Non mi toccare, non toccarlo, cavolo, si può sapere che hai? Finalmente, dov'eri finito? Ho fatto le ore piccole e non so se mi spiego. Hai capito? Quando è che righerai dritto? Qualcuno ha parlato? E ora i vostri Texas Western Miners! Dalla nostra El Paso, guardia David Palacio. Da Eagleville, Missouri, ala Jerry Armstrong. Da Detroit, Michigan, guardia Bobby Joe Hill. Vai. Forza, ragazzi. Da Gary, Indiana, ala Harry Flournoy. E da Houston, Texas, centro David Big Daddy T. Lettin. Sono tre, Wallace. Sembriamo un ricovero per emarginati, maledizione. Da quando è che siamo una scuola di media? Il nostro calore ai Miners del 1965. E i Miners vincono la prima palla 2 della stagione. Dai, hey, metti a posto, senza fretta. Posizioni. Tienilo, tanto. No. Oh, prendilo. Hill, proteggi la palla! Non un buon inizio per i Miners. Hill, non ti sei accorto che ti ha segnato in faccia? Bobby Joe Hill penetra a canestro e realizza due punti. Niente pagliacciate! Palla canestro essenziale, Hill! Sta giù! Armstrong, non stai giù sulle gambe, per questo ti ha superato! Coach Eskins sta cercando di trasformare questi ragazzi nella squadra. Due punti per Cager! Cager, appoggia la palla al tabellone! Addosso! Mettigli una mano in faccia, cerca di non farlo tirare. Attento, copri, copri. Dov'è la difesa? Vogliamo difendere? Bobby Joe Hill continua a palleggiare e perde palla. Ecco perché non voglio pagliacciate. Dai, Hill. Ehi, hey, Armstrong. Ehi, hey, Flournoy. Mi vuoi prendere in giro? Landon. Stai affondando nel parquet, lo vedi? Ecco, così, bravo. I Miners in vantaggio di 4 punti. Ora serve non prendere canestro. Buona difesa, buona difesa. L'era di Don Eskins comincia quindi con un successo. Una vittoria con 4 punti di scarto contro una Eastern New Mexico tutt'altro che irresistibile. Ma la vera notizia è che Coach Eskins ha inserito 3 giocatori neri nel quintetto base. Una mossa che farà discutere sia in campo che fuori per il resto della stagione.